Filippo Turetta sorvegliato speciale. Osservazione continua in attesa della visita psichiatrica. Dopo il rimpatrio avvenuto nella giornata di sabato 25 novembre, Filippo Turetta è diventato a tutti gli effetti un sorvegliato speciale. La scelta è stata presa dalle forze dell'ordine, in quanto il ragazzo non si troverebbe nelle condizioni più opportune per condurre una vita normale visto il grande crimine da lui commesso. Da una parte si teme che il ragazzo possa compiere dei gesti estremi volti alla colpevolezza, che lo stesso risente nei confronti dell'ex fidanzata Giulia. D'altro canto i rischi si manifestano anche in merito alla presenza di altri detenuti, i quali potrebbero rivolgere a Filippo dei gesti di violenza, a causa del crimine di cui si è sporcato le mani. Solitamente nelle carceri italiane tutti coloro che vengono arrestati per delitti simili vengono posti sotto un regime di osservazione continua e speciale, proprio per evitare rischi autolesivi e ripercussioni sulla propria salute. Filippo Turetta verrà incarcerato presso il carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Il primo step che il ragazzo dovrà affrontare è quello relativo alla visita medica, a cui seguiranno delle visite specialistiche, che verranno effettuate da un'equipe composta da psicologi e psichiatri. Si teme, infatti, che il ragazzo possa ricorrere al suicidio, qualora non dovesse reggere il periodo nero che si ritroverà ad attraversare da questo momento in avanti. Turetta verrà poi isolato e monitorato 24 ore su 24 fino a quando non verrà presa una decisione definitiva sul suo conto. La posizione di Filippo Turetta non è di certo delle più facili, in quanto il giovane ragazzo si è macchiato del reato di omicidio e di rapimento dell'ex fidanzata 22enne Giulia Cecchettin. Bisogna inoltre ricordare che compare in tutte le accuse, anche quella relativa alla premeditazione dei fatti. Pare infatti che il giovane abbia pensato a tutto nei minimi dettagli, tanto da aver effettuato delle ricerche su internet e aver approfondito ogni questione prima di metterla in pratica. L'avvocato del ragazzo e le forze dell'ordine che l'hanno prelevato dalla Germania per portarlo in Italia hanno dichiarato come Filippo Turetta sia letteralmente provato dagli eventi. Proprio per questo si vuole eseguire sullo stesso una perizia psichiatrica che si occupi di valutare due aspetti fondamentali della personalità dell'assassino. Si vuole infatti capire se al momento dell'omicidio il ragazzo fosse capace di intendere e di volere, o se sia stato colto da un raptus mentale di natura violenta ed improvvisa. È poi fondamentale cercare di capire se lo stesso sia in grado di intendere e di volere anche in questo momento, poiché si tratta di due cose completamente diverse. La legge dichiara che un individuo che non possiede tale capacità non può essere punito per il reato commesso, ed è proprio in questo caso che si parla di infermità mentale. In questa particolare circostanza la pena può essere ridotta fino ad un terzo della sua totalità e, in alcuni casi, viene perfino esclusa. Il soggetto che riceve tale diagnosi viene poi rinchiuso in comunità e centri di recupero in quanto ritenuto una persona pericolosa per la società. Qual è la vostra opinione su Filippo Turetta? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.